E dopo avervi portato su Gold Rush a cercare l'oro in Alaska, avervi portato nella mia cucina con Cooking Simulator e infine avervi portato a derubare tutti i vicini su Thief Simulator, ecco che vi porto a cercare i tesori nascosti con Treasure Hunter Simulator. Buongiorno signore e signori, il mio nome è Mike senza nome e oggi abbiamo la possibilità di provare Treasure Hunter Simulator, il simulatore dove noi ci occupiamo di trovare antichi reperti, manufatti, artefatti e cose del genere sepolte dal tempo. Usando il nostro semplice metal detector ci occuperemo di trovare un sacco di tesori, diventare prestigiosi, famosi, più di Nicolas Cage nei suoi film dove ricerca antichi tesori, più di Indiana Jones, ma a dire la verità adesso non esageriamo più di tanto. Intanto vi do il benvenuto su questo nuovo giocone. Questo titolozzo si aggiunge a quella sfilza di giochi simulativi che tanto ci piacciono, o forse non ci piacciono, ma lo vedremo prossimamente. Se non sapete la storia di questo titolo, essenzialmente è stato rimandato per aggiungere non tanto contenuti quanto nuove lingue, perché ebbene sì, nonostante oggi vediamo un'edizione che è in inglese, non è la versione finale del titolo, che avrà però anche l'italiano, quindi tutte le cose che vedrete nel gioco saranno tradotte in italiano, anche in coreano se volete, in russo, in cinese semplificato e pure altre, qualche altra lingua. Ci sono un bel po' di locations da visitare. Infatti tra le cose che dovete sapere del titolo è che ci sono più di 10 locations, dovrebbero essere addirittura 11, fatte a mano dicono, quindi ci sono dei livelli fatti a mano, sono dei livelli ricreati abbastanza fedelmente rispetto alla controparte reale. Secondo gli sviluppatori, più di 100 oggetti da trovare, di cui una decina se non di più sono leggendari. Abbiamo bando alle ciance, io direi di iniziare perché insomma lo vedremo di cosa si tratta. È più o meno un simulatore dove stiamo a guardare per terra praticamente sempre, è questo quello che si fa, si cammina e si guarda per terra. È un gioco rilassante che io vi consiglio di provare a vedere. Se vi piace, insomma, sapete quello che dovete fare, un bel like, un bel commento, e questo è Treasure Hunter Simulator. Buongiorno, buongiorno, benvenuti di nuovo, sono Mike, senza nome se non aveste capito l'introduzione. Bene, allora io direi di iniziare subito. Tutto questo che vedete è tutto per design, capito? Tutto bello, guarda il fuocherello, molto molto bene. Come ogni ufficio, sapete, di ogni cercatore di tesori che si rispetti, qua abbiamo un po' di scartoffie e cose così. Ma lasciamo le babbole e andiamo a vedere la nostra app per i tesori, la Treasure App, ok? Abbiamo $23 in tasca, abbiamo due location disponibili, il mondo è questo, a dire la verità, non è che possiamo andare dove ci pare, ma ci sono le varie location, il lago bavarese oppure Gettysburg. Come ben sapete c'è stata una super mega battaglia di Gettysburg, è una delle battaglie più famose della guerra civile americana, combattuta nei primi giorni del mese di luglio del 1863. Vedete, impariamo anche un po' di storia, facciamo un po' di cose così e vediamo che tesoro qua. Gran parte del tesoro si trova in superficie ed è piccolo, il 18% è medio, e poi c'è in profondità, c'è l'1% di trovare qualcosa. Non ho abbastanza soldi. Ovviamente ci sono delle email, ok? Mi chiedono, ci sono delle missioni da fare. Updating web, forging rules, lead masked bullet e via dicendo. Botanist, ma che ne so, non so esattamente cosa siano. Abbiamo i detectors, che sono praticamente l'unico strumento che abbiamo all'interno del gioco, dove quando abbiamo prestige 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 potete osservare che abbiamo il Jigmar K15L che trova oggetti medi e grossi anche in profondità media, oppure i Wojtek che fa praticamente tutto, è il top del top, il best of best. E poi abbiamo l'altra collezione dove abbiamo oggetti rari, oggetti che sono tesori, oppure oggetti che sono aspetta, c'ho anche show all, sì, show all, ok, grazie. Non c'ho anche, ah no, perché viene fuori che tipo, cioè, troviamo anche spazzatura. La spazzatura viene fuori che ce ne sbarazziamo, credo. Io potrei vendere questi oggetti qua per iniziare a accumulare dei soldini, perché fanno schifo, cioè. Ok, allora questo, potete vedere il resto di un proiettile 45, un bossolo essenzialmente.
È stata fatta nel 1905 da John Browning, ricordiamoci che è diventato famoso grazie a Colt 1911 che vediamo su Battlefield 5. Molto bene, quindi vendiamolo. Abbiamo oggetti rari, oggetti normali, insomma ci sono varie cose. Andiamo a vedere per favore email. Cosa dici, signore? Cosa dici? Mio nome è Jonathan Smith e sto scrivendo come un rappresentante della Willpower Inheritance Company, la società di successione. Mi spiace informarti che tuo zio, il Sir Richard Clapperton, è morto. Seguendo quello che è il desiderio di tuo zio, ti informo che ho dato la tua mail a un sacco di contatti di tuo zio, come da suo volere praticamente, ok? Così adesso riceverai un sacco di spam, la gente inizierà a romperti le balle e tu impazzirai. Però questi contatti non avranno solo la tua mail, attenzione, no! Ma questi contatti ti seguiranno anche, seguiranno ogni tua azione e tra un anno faranno una tua valutazione di quello che sei riuscito a combinare, dopodiché vedranno se sei degno o meno dell'eredità da parte di tuo zio. Ma zio, ma darmi i soldi subito? No, bastardello, devo andare a scavare in Africa per te. Va bene, ok. Ok, Jobs, cosa c'è? Every job consists of a small explanation of who wants to hire you and for what. Following that, you can see what map of the job can be completed, the task and the rewards you will get for completion. Chiaro? Molto bene. Praticamente uno ci dice cosa dobbiamo fare. Clean up Valta Z Area of Trash. 1000 di prestigio. Va bene, dobbiamo pulire. Va bene, ok. Quindi qui si vogliono che io vada al lago Vara Varese e pulire tutto. Ci sono anche botanici che mi chiedono: salve, spero che vada tutto bene. Io e la mia organizzazione stiamo cercando qualcuno che ci aiuti in una zona che tu frequenti, capito? Se io vado al parco, uno mi chiama e dice: oh, ascolta, io vorrei che tu facessi delle foto a quel vecchietto là. Va bene. Quindi, mi dice, attachments 1. Devo fare le foto alla Veronica spiccata. Devo fare le foto alla Viscaglia vulgaris. E devo fare le foto alla Trifolium pratense. Quindi, capite, ragazzi, alla fine, adesso vi faccio vedere anche di cosa si tratta. Ma è un gioco di esplorazione, di cercare. Find fast route from the river to upper village. Ok. Devo trovare la strada più veloce dal fiume al villaggio alto. Che cacchio ne so io. Ok, accettiamo anche qui delle missioncine secondarie. I detector sono quelli che sono. E io direi di andare al Bavarian Lake, dove possiamo andare a gratis, perché evidentemente è lì che ci troviamo. Come sempre, in Germania. Eccoci qua! Siamo nel parco nazionale di non so cosa, del Tropfstein National Park, va bene? Ci sono i biglietti, cioè c'è il prezzo di ingresso, il prezzo di apertura, chiusura. Non so esattamente che giorno sia, né che ore siano. Però so che adesso ci faremo una bella scampagnata, perché come stavo dicendo, è questo quello che si fa. Guarda, lì c'è qualcosa che lampeggia. Prima non lampeggiava, prima sono venuto qua, ho fatto un giretto così a caso per vedere un po' di cosa si tratta. Il nostro obiettivo, signore e signori, è quello di venire qua e fare delle passeggiate. Praticamente questa è una prova a tempo dove aspettate, vedete che è comparso il simbolo in basso a destra? Significa che qua c'è qualcosa in zona. Quindi, come stavo spiegando, ci si mette a mo' di segugio a cercare dove stanno i metalli. Il problema è che l'aggeggio qua, la macchina nostra, non è che fa biu 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 biu, roba del genere. Non so se è perché è il modello che è scarso, oppure è il modello, cioè sono io che sono scarso. In teoria, eccolo qua, si illumina di verde, quindi click, prendiamo la nostra pala, perché si sa bene che i nostri strumenti principali sono una pala e un metal detector, e useremo quelli fino alla nausea in tutto il gioco praticamente, a quello che ho potuto osservare. Non ci stanno gru, ascensori e altre cose. E abbiamo trovato, cos'è? Un bossolo. Bello il bossolo. 9 mm, un bossolo, ovviamente un bossolo è un bossolo, non c'è niente di che, dobbiamo identificarlo. Gli diamo una bella pulita con un po' di aria. E quindi, wow, era un bossolo di un Luger 9 mm, sviluppato nel 1902 in Germania grazie al Luger Pistol. È stata molto 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 famosa durante la Seconda Guerra Mondiale. Ovviamente, cioè, il 9 mm sembra essere il proiettile più usato da tutte le forze dell'ordine. Quindi è un tesoro raro, metal fatto da altri metalli, non si sa di che metallo sia. Condizioni buone, vale 31 dollari. Ok, mi sono fatto la cena con questo coso.
Adesso possiamo andare avanti. Quindi, come stavo dicendo? È un, trovare come un po' un ago in un pagliaio. Il nostro, ecco, di nuovo. Cosa c'è? Allora, da che parte è? Eccolo qua. Buono così, buono. Entriamo nella modalità di ricerca. Vedete che mi si riempie in basso la cost. Mi sto allontanando, dici? No, da questa parte deve essere. Sto, ok. Ok, buono così. Dove sei, maledetto? Eccolo, eccolo. Eccolo, quindi tiriamo fuori di nuovo la pala e zappiamo. Zappiamo, che noi sappiamo zappare, perché siamo esperti zappatori. E ovviamente sempre con tre colpi di pala per magia arriviamo a prendere... Cosa? Cosa esattamente? Cosa abbiamo preso? Un ago antico. Identifichiamo l'ago, grazie. L'ago è fondamentale da identificare. È del 18esimo, ma forse anche 17esimo secolo, ragazzi. 1600 più o meno. Incredibile. Incredibile. 1600-1700. Fatto di acciaio. Buone condizioni. 16. Trovato un ago. Mettiamo tutto nel nostro zaino. Però ho visto, secondo me, qua c'è un time trial. Cioè, nel senso, oh santo, c'è un'altra roba. Ok. Ogni passo che faccio, praticamente, trovo qualcosa. Sono veramente efficiente, eh. Sento questo. Questo. Ma non so se è dato la mia macchina o dalla foresta. Cioè, da sto coso della foresta. Dove sei? Oh, che mi esplodi. Deve essere qua da qualche parte. Ha qualche problema con le salite. Eccolo di nuovo. Mamma mia. Ma io, cioè, in 5 metri quadrati ho trovato 3 tesori. Incredibile. Mi sono fatto la giornata. Cioè, fosse così, me lo compro anch'io un metal detector e vado in giro per i parchi. E cosa ho trovato? Un altro. Madonna santa. Cos'è questa cosa? Cos'è questa cosa? Wow! Addirittura un 50 mm. È un proiettile della Browning, evidentemente, qua in questo lago. Ma che sta roba? Un altro tesoro? Non riesco a trovare niente. Eccolo, appena l'ho detto, l'ho trovato. Mamma mia. È stato faticoso. Il tempo, sinceramente, non credo che passi. Cioè, il tempo che cambi il tempo, essenzialmente. Che cosa abbiamo trovato? Cacchio è sta roba? Oh. Un piccolo chiodo. Ma vai a quel paese, chiodo. Quella era spazzatura, ragazzi. Ancora. Ah, devo tirar fuori 5 oggetti di spazzatura, praticamente. Questa è la missione che mi ha chiesto Boris. Per darmi del prestigio. Cioè, devo fare lo spazzino e mi dà punti prestigio. Va bene, adesso Mike ci si mette. Ripuliamo tutta la spazzatura che c'è qua in zona. Come avete visto, insomma, le missioni sono abbastanza variegate, nel senso che non è che devo solo venire qua a zappare la vigna. Ecco, un altro, ho trovato un tappo e siamo già a 2 spazzature trovate. Molto bene, trash anche questo, grazie. Ancora, ma che? Ma avrei per il culo? Che tutti hanno buttato la spazzatura qua. Prima ci hanno sparato i proiettili, poi hanno buttato le Coca-Cola. Vabbè, qua, eccolo, ecco, no? Dov'è cacchio è finito? Io l'ho visto. Molto, madonna, quanto sono esperto nella ricerca degli oggetti antichi. Cioè, veramente, ragazzi. Allora, ovviamente, se avete delle domande in merito a questo titolo, io sono qua per rispondervi. Sono molto disponibile, come ben sapete. E ho trovato un altro, questo è un 45. Un 45, gli diamo una pulita con l'aria compressa. Condizione tollerabile, fa abbastanza schifo. È sempre la Browning, ok? Per il 1911 e via dicendo. Ok, questa non è una spazzatura. Ho visto che qua sotto c'è... Oddio, c'è da fotografare! Andiamo a fotografare... Anche lì, andiamo a fotografare! Andiamo! Madonna, quante cose... Oh, santo cielo, ancora. Qua vicino all'albero, chi è che ha... C'è uno scoiattolo! Avete messo uno scoiattolo di ferro qua vicino? Magari c'è uno scoiattolo di ferro, nessuno lo sa. Troviamo, io voglio trovare gli artefatti leggendari, perché hanno detto gli sviluppatori che ci stanno, ma questo invece mi sembra un chiodo bello e buono. Ecco, infatti, un chiodo pure piegato, sembra qualcos'altro vederlo così, però non voglio essere porcello, quantomeno più porcello di quello che già sono. Allora, andiamo di qua, vedi, così ci sta portando dritto al fiore.
Dritto così, molto molto bene. Eccolo là. Madonna santa. Come vi ho detto, infatti, nell'anteprima, questa praticamente è un cammina con la testa per terra simulator, ok? Perché almeno fino a questo punto, fino a quando non ci avremo gli attrezzi potenti e le location potenti, perché noi abbiamo a disposizione solo due location, vi ricordo. Questa è bella, una moneta antica. Cioè, se siete amanti, se siete amanti di questi aggeggi, questa, come dire, un po' treasure exceptional, mamma mia, la rarità è bellissima. Questa è eccezionale, infatti vale quasi 50 dollari, eppure fate d'oro, cioè, ma come fa a valere 50? Vabbè, non fare domande, Mike, tira fuori il pistolotto e fagli la foto. Allora, Mike si ricorda bene che basta prendere M, va su camera e poi take the picture, Mike. Ok, mi ha fatto la foto, no? Ti è piaciuta come foto, no? Devo farti anche un primo piano. Cosa devo fare? Un selfie? Che cacchio devo fare? Aiutami, gioco. Altri tesori qua. Ma che è sta storia? Una chiave. Signori, una chiave. Cioè, il bello di questo titolo è perché molto spesso troviamo cose che, insomma, non ci si aspetta, capito? È l'effetto sorpresa quello. Anche con più di 100 oggetti da trovare. Questa fa schifo, infatti. Però, con più di 100 oggetti da trovare, c'è un sacco. Ma ancora. Dov'è? Dov'è il tesoro? Qua vicino all'albero sarà. Vedi? Mike lo sa ormai dove trovare i tesori. Mike è un esperto cercatore di tesori. Dove sei? Eccoti là. Eccoti. Dove sei? Madonna santa, adesso. Non trovi mica un coniglio antico, qualcosa da poter cucinare? Faccio come abbiamo fatto la trota su Cooking Simulator. Trota alla griglia. Nuova ricetta by Mike. Cos'è? Ok, è un tappo praticamente. No, è un coso di una lattina. Quindi spazzatura, dai, altra spazzatura. Prendi la spazzatura. Grazie, ancora? Ancora? Pieno di spazzatura qua in giro. Ma io sono un cercatore di tesori o un cercatore di spazzatura? Non ho capito. Poi in mezzo a ste felci si vede un cacchio. Eccola là. Per favore fate un po' di ordine, un po' di pulizia. Ah, scaviamo così. Alla cieca. Alla cieca, vai tranquillo. Alla cieca non c'è nessun problema, cioè, scaviamo anche così. Prendi. Metti la mano lì e prendi qualunque cosa sia. Un altro proiettile. Ma io non c'ho mica voglia di far qua una collezione di proiettili, cioè. Normal, ok. In alcuni punti però non riesco mica a raggiungere il massimo. Vedete, arrivo a questo livello qua, dopodiché diminuisce, indipendentemente da dove io vada. Allora a me viene da pensare che il mio aggeggio, il mio attrezzo non sia abbastanza potente. C'è bisogno di qualcosa di... di qualcosa che vada più in profondità, capito? Anche a livello medio comunque, ma più in profondità. Quindi lo lasciamo là, ci facciamo la foto di sti cosi. Yo, abbiamo finito la prima missione. Molto bene, adesso facciamo anche la foto a sti fiori che sono quelli che ci mancano. In teoria. Pip. Pip, 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 pip. Faccio io i suoni perché mi sembra che qua ci sia bisogno di fare i suoni. Allora, ok, buono, buono così. Buono, buono. Bravo, scava, scava. Cos'è? Cos'è? Oh, santo cielo, ma che? Sul serio? Madonna santa. Ma non puoi avere tesori 1, 2 per 3 qua, perché Mike diventa pazzo. Cioè, te l'ho detto, cammino solo con la testa per terra. Guardate che vista, signori. Guardate che bella vista. Mi sembra di essere in Trentino da qualche parte. In realtà siamo in Bavaria. Bavaria. Ok, non ci stanno più fiori. No, non ci stanno più fiori. Le mie missioncine dicono una delle due. Jobs. Jobs. Botanics Forging Roots. Trova la rotta più veloce dal river al Upper Village. Upper Village. Allora, se io non sono ignorante, intanto andiamo di qua. Perché l'Upper Village dovrebbe essere lassù. Lo trovo la strada più veloce, quindi probabilmente dovrei fare tipo una mega corsa. Vedete che ci sono dei tronchi caduti. È tutto molto carino e coccoloso. Un'altra piantina di queste. Ok. C'è qualcosa che fa il bip bip all'infinito. E ci facciamo. È un mix tra un camminamento simulator e un...
Ricerca, questo è l'Upper Village, ne sono assolutamente certo. Devo trovare la strada più veloce, mi ha detto. Allora, qua iniziamo un time trial, signori. Se riesco. Ah, cioè. Ah, è dall'altra parte che devo iniziarlo. Va bene, allora andiamo dall'altra parte e facciamo il time trial. Facciamo la prova di velocità, signori. La strada più veloce che riusciamo a trovare tra il punto A e il punto B di questa mappa. E ci pagano in prestigio. In teoria di qua non si può andare di qua. Ok, senza rompersi qualcosa possibilmente, grazie. Sì, in discesa si può andare. In salita non sono tanto convinto. Si sentono i grilli come se stesse venendo sera. Quindi magari sta venendo sera. Non escluderei, signori, che ci sia una strada ancora più veloce, capito? Per arrivare lassù in cima. Non escluderei anche questo, conoscendo, insomma, la natura del titolo, un po' con una mappa verosimilmente open world. E allora cerchiamo di fare questo percorso. Mi dice: sei sicuro? Vuoi iniziare? Sì, voglio iniziare. Portami su nel villaggio più su. Nel villaggio lassù, noi vogliamo andare. Quindi, tutto questo tempo, una corsa contro il tempo per arrivare lassù in cima. Chissà se mi dice anche quale sarà poi il vero tempo, cioè quello più efficace, capito? Quanto ci mette un vero Boy Scout a fare questa cosa, questo giro? Io a questo punto della storia non sto perdendo più di tanto tempo, a parte per questo giro che mi tocca improvvisare. E adesso andiamo per di qua. Così speriamo di andare su molto bene. Devo dire comunque, allora, per quanto riguarda il gameplay, ovviamente giocatore singolo, ovviamente il gioco si presenta stabile, non mi dà problemi di alcun tipo, per cui non posso lamentarmi in alcun modo sulla qualità complessiva. Ho fatto quindi Quest completed Forging Roots. Yo, anche questa missione è stata completata. Bravo Mike. Adesso io premendo ESC posso andare su, sbloccami se magari ti rimani incastrato da qualche parte, oppure torna all'ufficio. E allora sei sicuro? Mi dice. Io dico va bene, fammi tornare all'ufficio per favore. Quindi apriamo il Treasure App, andiamo sulle email e vediamo che ci troviamo praticamente con il prestigio che è a 2510 su 3000. Cioè non ci ha manco avvisato del fatto che siamo saliti. Detectors, c'è qualche detector potente? Attenzione, un'altra missioncina, sempre sul lago Bavarese. 1000 di prestigio, così posso salire a livello 2 e prendere l'attrezzo più potente. E direi che per questo primo episodio mi fermo qua. Vedremo nuova attrezzatura, nuovo equipaggiamento in nuovi posti, possibilmente nei prossimi episodi. Io vi ringrazio ovviamente tanto per la compagnia. Sono Mike Senza Nome e vi auguro un buon proseguimento. Mike Senza Nome, passo e chiudo. Ciao!